Amore, mi ha chiamato Marta. Ha trovato i biglietti per stasera per il teatro. Ci sono anche Renata e Martina. Ho pensato, facciamo l'aperitivo qui e poi andiamo tutti insieme. Tu non avevi impegni, vero? Ma scherzi, tesoro, lo sai che amo il teatro? Io non voglio andare a teatro, stasera c'ho lo stadio. Però se le dicessi, amore, stasera non posso perché ho lo stadio, lei mi direbbe che sono un ignorante, che non l'amo più come una volta e finiremmo per litigare per poi comunque andare a teatro. Ma stasera io non vado a teatro. Io sono un democratico. Ascolto l'opinione di tutti. E poi, ad esempio, se sono con un mio amico e voglio bere una birra, non dirò mai andiamo a bere una birra, ma mi limiterò a dire che è caldo oggi, ho la bocca secca, in modo che sarà lui a dirmi birretta? Ma sì, dai, stasera il teatro deve saltare. Come? Non sarò di certo io a deciderlo. È uno spettacolo con delle recensioni meravigliose. E dicono Servillo Aspetta, abbiamo eccezionale. fatto una fatica per trovare i biglietti, però vabbè, alla fine poi li abbiamo trovati. Vabbè, come sempre con Servillo, no? Questi sono i miei amici, Marta e Massimiliano, di buona famiglia, cattolici. Sono fidanzati da 14 anni e sposati da 3. Renato e Martina, lui fotografo e lei grafica. Sognano di andare a vivere a Berlino, ma al momento sono soltanto precari. Sono persone diverse, ma sono amici da tanti anni e come tutti hanno qualche scheletro nell'armadio. Ecco, io non sono quello che apre l'armadio, io sono quello che indica l'armadio. Ma com'è la trama? Allora, la trama mi sembra sia quest'uomo vedovo che risposa una ragazza molto più giovane di lui, lui piacente, Servillo, ovviamente. E poi parte questa riflessione sul Sul ricordo, tempo, sì, sul tempo che insomma, sul passa. tempo che passa. Sì. Beh, molto Sì. attuale. E questo è il momento dove intervengo io. Ma scusate, mi chiedevo, ma se uno è già sposato, non può sposarsi di nuovo in chiesa, vero? Eh no, beh, certo che no. No, non puoi sposarti in chiesa, però puoi sposarti tranquillamente in comune, sì. Ma qualcosa lo puoi fare. No, scusami, però non capisco, ne parli come se fosse qualcosa di serie B. I tarallini. Ci hai frainteso, quello che intendeva dire Marta, Marta, scusami, è che tutti i matrimoni hanno valore, per carità, però siccome siamo in Italia, insomma, per tradizione, un po' per cultura, l'idea del matrimonio è quello in chiesa, poi tutti i matrimoni hanno lo stesso valore, Ovvio. ecco. Scusami Massimiliano, non per fare polemica, è uno spettacolo, chi se ne frega, ma alla fine l'importante è il sentimento, no? Poi se uno si sposa col prete, col sindaco, come noi che abbiamo fatto la festa, ci siamo divertiti, è stato tranquillo. Non è il contratto, è il matrimonio in sé che conta, no? No, infatti hai ragione Renato, io scusami, mi sono spiegato male, volevo semplicemente dire che, boh, per fare un esempio, è come lo spritz, il matrimonio, ci sono gli spritz che li fai con l'Aperol, vabbè, è l'Aperol, è classico, e poi ci sono gli spritz che fai con l'Aperol della Lidl, oh, a qualcuno piace l'Aperol della Lidl, fai vedere perché a me piace l'originale, poi per carità, i gusti sono gusti, de gustibus. Però nello spritz fa tanto anche il prosecco, io questo lo faccio con quello che mi manda mio zio dall'Emilia. Scusa Cecilia, chiudo un attimo il discorso. Scusa Massimiliano, non puoi dire che il mio è un matrimonio della Lidl, per favore. Vabbè ragazzi, adesso mettiamoci a litigare, cioè io non credo che Massimiliano volesse dire che il vostro matrimonio è di serie B perché, che ne so, non c'era il buffet o non c'era la torta, no? No, no, ma per carità, tutti i matrimoni sono uguali. Però. Però che cosa? Martina, non c'erano i bicchieri. Sì, i Non so. Cioè, abbiamo portato noi due torte salate. Ecco, Quattro, guarda, quattro. se non c'era manco da mangiare. Secondo me fra un quarto d'ora, 20 minuti ci conviene che usciamo. A parte che i bicchieri c'erano. Poi scusa tanto se mio padre non fa il notaio e con una firmetta mi paga il pranzo di nozze, scusa. Ecco. Ormai non serve fare più nulla, tutto andrà da sé. A questo punto conviene buttare nella conversazione delle frasi fatte in modo tale che gli altri ti ricorderanno come quello che più di tutti voleva andare a teatro. Vabbè ragazzi, dai, non siamo qui a parlare di cosa si mangia a matrimonio o robe simili, no? No, ho capito Marco, però qui bastavano 200 euro, eh. 150 Cioè euro. 150 dei panini con la fontina, se no che festa è? Festa di merda. No, scusami, eh. Sarà stata una bella festa la tua, con 2 ore e mezzo di predica e il pranzo nel maneggio con i cavalli mezzi morti. Poi il ballo di gruppo? Il karaoke di gruppo? Lo scassamento di cazzo di gruppo perché ci siamo rotti le palle. L'hai detto pure tu, Marco, me l'hai detto Ma l'altra non è settimana. assolutamente. Basta, ragazzi, litigare. Dai, andiamo a teatro e la facciamo finita. Scusa, Marco, scusami. Perché mo mi incazzo io. E mi incazzo veramente.
perché ci sono matrimoni e matrimoni, Renato. Perché se no io adesso chiamo il custode, prendiamo un bel tarallino, un bricco di tavernello, dammi, no, guarda. Ti dichiaro marito e moglie, abbiamo fatto il matrimonio. Sta diventando tutto ridicolo, ridicolo. Ragazzi, basta litigare, andiamo a teatro e facciamola finita queste discussioni, eh? No, Marco, no, mi spiace, scusami. Scusami anche tu, Cecilia. Lo so, ci tenevate, ma non c'è più l'animo giusto. Non è serata, non va bene, grazie. No, no, scusate, forse siamo troppo poveri per permetterci il teatro noi. Scusami, Cecilia, Marco. Dai. Però almeno io non torno a casa e trovo mio marito a letto con un'altra, vero Marta? Ciao. Ciao. E ora il colpo di grazia. Vabbè dai ragazzi, lasciatemi stare, è stato proprio un colpo basso, cioè... Ma comunque tutta acqua passata, è risolto, no? Quanto sarà passato? 6-7 anni? 1 e mezzo. Vabbè Marta, però vale. Basta adesso, eh. Perché se uno perdona, non ne parla più. Perché se dobbiamo giocare a chi rinfaccia di più, io ti rinfaccio quella cazzo di station wagon che mi hai fatto comprare tu 5 anni fa perché volevi figli. Figli, tu li hai visti? Io non ne ho visti sti cazzo di figli. Ma io vedo ogni cazzo di mattina la mia cazzo di station wagon che devo trovare parcheggio e non trovo un cazzo di parcheggio per tutta Milano. Sono figlio di puttana. Sì. No, parlare di mia madre, Marta. Paragonare il tradimento a una station wagon. Perché il tradimento passa, ma la macchina resta, mi resta su questo cazzo di collo ogni cazzo di mattina. Perché a mia non si trova un cazzo di parcheggio ZDL e vaffanculo, è l'aria C, cazzo. L'aria C, no. Parlare dell'aria C, Marta. Marta, niente il teatro, eh? Ragazzi, non scherziamo, cioè, c'è Servillo. No, perché mi è venuta una gran voglia di farmi un giro sulla mia cazzo di station wagon. Accompagno a casa mia. Dai, facciamo una passeggiata. Sì. Con ragazzi del teatro? No, stasera no. No, ma magari io passo in biglietteria a vedere se mi cambiano i biglietti per un'altra serata. Grazie, Marco. Scusami. No, figurati. Veramente, guarda. Grazie, ci vediamo dopo. Aspetta, guarda, ce la portiamo. No. Questo è un dalemiano. Non solo ho sabotato la serata, ma verrò ricordato come quello che più di tutti voleva andare a teatro. Questo funziona in piccolo quando vuoi far saltare il teatro, o in grande quando vuoi far saltare un premier. Carico? Fa un po' caldo però, la gola secca. Ma birretta? Ma sì, dai, birretta. Cross the ocean, another man made.